noi oggi ci troviamo a combattere soprattutto contro un decreto ministeriale. Un decreto ministeriale che arriva per mettere, almeno questo sarebbe il compito, no? Per dare chiarezza ad un articolo 3 di una legge che c'è stata il 6 agosto del 2013, la legge 97. Quello che ci riguarda in particolare di questa legge è un articolo, questo articolo 3, che istituisce la cosiddetta guida nazionale. Che cos'è la guida nazionale? In realtà la dicitura non è corretta, perché l'articolo dice che il nostro patentino, la nostra abilitazione, ha validità da quel momento su tutto il territorio nazionale. Questo ha creato caos e disordine. Che cosa è successo? Alcune regioni hanno recepito di già la guida nazionale, quindi non stanno più svolgendo esami per estensione territoriale, quindi non stanno facendo fare più esami per abilitarsi su un altro territorio, perché danno per scontato che il patentino che chiunque ha in qualsiasi provincia, in qualsiasi regione d'Italia, abbia validità dovunque su tutto il territorio nazionale. Che cosa sta facendo adesso questo decreto? È un decreto attuativo, un decreto ministeriale che ci dice due cose. Uno, istituisce una lista di siti, questa lista di siti è ancora al vaglio, dei siti speciali o dei siti, li hanno chiamati riservati, protetti, in cui soltanto le persone abilitate in questi siti possono esercitare. Al di fuori di questi siti varrebbe l'abilitazione che noi abbiamo, che non è propriamente guida nazionale ma guida generica. Quindi ci sarà una guida generica in futuro e una guida specializzata. In questo caso, per esempio, per quanto riguarda le guide campane, ovviamente un sito come Pompei entra nella lista dei siti riservati e quindi ci vuole lì una specifica abilitazione. Qual è il problema? Il problema delle guide è che molti ritengono che questa specifica abilitazione noi già ce l'abbiamo. C'è un DPR del 95, un decreto presidente della Repubblica, che definisce la nostra una specifica abilitazione per dei siti di particolare importanza, cioè usa la stessa dicitura del DM. Discorso invece per quanto riguarda dal punto di vista ministeriale, innanzitutto questo ministero con cui noi ci stiamo rapportando, questo governo con cui ci stiamo rapportando, ovviamente non ha nessuna colpa, se vogliamo, né dell'articolo 3 che è venuto fuori dal governo Monti, né della direttiva servizi, chiamati anche Bolkestein, nella quale secondo questo ministero noi ricadiamo, perché tutto insomma nasce appunto da questa direttiva europea in cui noi veniamo inseriti, cioè quella dei servizi e non quella delle professioni. Però loro non hanno colpa di tutto questo, si trovano con questa gatta da pelare, siccome in Europa c'è la libera circolazione, allora devono assolutamente far sì che l'Italia non crei ostruzionismo, pena una procedura di infrazione per l'Italia. Quindi che cosa succede? Sono al Ministero, vogliono velocizzare assolutamente i tempi, vogliono che comunque esca velocemente questa lista e si facciano degli esami per i già abilitati per specializzarsi. Allora le guide si chiedono, ma se io già sono specializzato, ho fatto l'esame su Pompei per esempio, perché devo rifare l'esame su Pompei? Perché in realtà l'Europa non riconosce la nostra abilitazione come specifica. Trovandoci in Europa siamo equiparati, quindi tutte le guide di tutti i paesi membri della comunità europea sono sullo stesso piano. Secondo il Ministero, che ci sta venendo incontro, in che modo? Si sta prendendo una responsabilità, secondo quello che ci dice il sottosegretario Barraccio ovviamente, qual è la responsabilità? Quella che per tutelarci crea questi ulteriori paletti alla libera circolazione. E lei nell'ultimo incontro si chiedeva quanto sarebbe durato insomma questo giochetto, il giochetto praticamente quello di comunque bloccare in un certo senso la libera circolazione. Per differenziarci dalle guide generiche di tutta Europa, noi dobbiamo fare un esame per dimostrare di essere specializzati. Per questo è che non si può parlare propriamente di diritto acquisito, che secondo il nuovo decreto è praticamente un'altra cosa, anche se in sostanza insomma, si rifarebbero gli esami. Gli esami
Sono per quelli già abilitati una visita tecnico-pratica, lo ricordo, in lingua italiana. Anche sulla lingua italiana si è disquisito perché noi sappiamo benissimo che è un nostro diritto fare l'esame in lingua italiana trovandoci in Italia, così come sarebbe un diritto della Germania fare gli esami in tedesco se noi andiamo a fare l'esame in Germania. Però pare che anche questo alle politiche europee, ex politiche comunitarie, potrebbero non accettare, proprio perché ci troviamo nella comunità europea. L'italiano potrebbe essere un deterrente perché chi deve venire a specializzarsi nei nostri siti dovrebbe comunque sostenere l'esame in italiano che non è la sua lingua madre. Questo, insomma, è un po' tutta la situazione.